Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati con la rubrica delle perle degli antijuventini. Scusate il ritardo per questo appuntamento perché andremo a vedere solo gli screen, insomma, delle perle degli antijuventini di Juventus Roma e di Inter Juventus. Quindi saltiamo lo Zenit perché c'era poca roba, ma soprattutto ciò arriva dopo la partita persa purtroppo contro Sassuolo e spero di riuscire a pubblicare questo video prima della partita contro il Verona. Perlomeno non per andare troppo oltre. Detto questo, chiaramente mi scuso. Ringrazio Roberto per gli screen, è stato chiaramente puntualissimo. Io vi do la sigla, iniziamo a vedere un po' di screen per la Roma e un po' di screen per l'Inter. Una vittoria, la prima contro la Roma, e il pareggio a San Siro. Sigla e iniziamo. Come sapete, le polemiche intorno a queste partite sono abbastanza roboanti. La prima su quella che è stata la partita della Roma, soprattutto sul discorso del gol annullato per il rigore concesso alla Roma stessa, e la seconda per quello che è stato, come sapete, il rigore dato alla Juventus. Quindi queste sono le polemiche di base su cui ci baseremo. Juve-Roma. Allegri stasera la formazione mi lascia dubbioso nel vedere De Sciglio e Bernardeschi, due megapipe sulla stessa fascia dove Zaniolo si divertirà alla grande. Speriamo che il suo fattore personale non abbia inciso mentalmente. La vedo dura stasera. Come sapete, anche gli juventini qualche volta possono piombare in questi screen, perché spesso gli juventini sono i primi, insomma, detrattori della Juventus stessa. E peccato che De Sciglio e Bernardeschi abbiano fatto una partitona e De Sciglio purtroppo con Sassuolo si è fatto male perché le partite precedenti ha fatto molto molto bene e quindi purtroppo è una grande perdita. Io qualche pisciata sulla tomba di Orsato me la farò volentieri, mortacci tua e di chi non te lo dice saltellando. Questi sono i tifosi, no, che fanno bene al calcio. Zigliani, tra l'altro non mi ricordo se a livello temporale, se Zigliani ha detto di lasciare Twitter prima di questa partita o dopo, in ogni caso mi pare che abbia definitivamente, non ho capito, mi ha bloccato, non saprei. C'erano nella stessa azione un rigore su Abraham, uno su Shaarawy, con rosso a Szczęsny, addirittura, okay. E poi il gol di Abraham che avrebbe reso inutile mandare un romanista sul dischetto. Orsato ha compiuto il capolavoro della sua carriera di, dicono, arbitro. Al di là del discorso Orsato, quanta roba doveva fischiare questo personaggio qua? Due rossi, un rigore e pure il gol. Non ho capito la mole di cose che non avrebbe che concesso. Pistocchi, accoppiata pazzesca. Clamoroso errore tecnico di Orsato, 3 anni dopo il caso Pjanic. Ferma l'azione per fischiare il fallo da rigore di Szczęsny su Mkhitaryan, invece di concedere il vantaggio ad Abraham, che segna al tempo del VAR, che consente di rimediare a un errore incredibile. Il regolamento, purtroppo, a quanto pare, non è di casa. Ancora Zigliani, smettere di seguire quella cloaca del calcio italiano, resta solo questo da fare. Alla fine mi pare che l'abbia fatto, quindi almeno una volta è stato coerente, visto che era un po' che diceva queste cose. Gioca meglio, ecco Variale. Variale è rispuntato, no? Come sapete, ha avuto quel piccolo problema, poi non so come sia finito, delle molestie domestiche, ed è tornato, non so, quindi non è più, è reperibile. Non so però se sia tornato anche in televisione. Gioca meglio Roma, vince Juventus che coglie il quarto successo consecutivo. Rimarchiamo il fatto che gioca meglio la Roma. I gelorossi che lamentano non senza ragione, non l'avrei mai detto, la fretta di Orsato nel non concedere vantaggi in occasione del rigore fischiato e sbagliato da Veretout avrebbero meritato il pari. Eccola, sapevo io. E passiamo al match a San Siro, il match che è stato un match combattuto, sofferto, anche se in realtà entrambe le squadre hanno fatto una brutta partita. Per fortuna è arrivato il pareggio, purtroppo è arrivata la sconfitta, lo sappiamo già, chiaramente questo è un discorso che porteremo al prossimo video. E quindi il pareggio, la polemica è sul rigore concesso su Alexandro che batte Dybala. Non potrà mai essere una partita come tutte le altre, ed il sì vergogna del mite e grandissimo Gigi Simoni rimane scolpito nella memoria di qualsiasi persona intelligente e onesta. In dubbio rivanghiamo anche i morti, che poveretti, lasciamoli riposare, che male non fa. Bernardeschi è magico, ogni pallone che tocca lo trasforma in merda. Poi, tra l'altro, questo avviene da una partita poi in cui si fa male. E a prescindere dal fatto che si sia fatto male, arriva dopo un filotto di ottime partite. Quindi io quello che odio, questi sono i tifosi della Juventus, sono coloro che partono sempre prevenuti su ogni cosa. Ciò che per me è merda resta merda a prescindere, ciò che per me è perfetto resta perfetto a prescindere. E questo fa male, specie quando veramente si va in questa direzione qua. Zaniolo
Sotto 1-0 Juventus continua il catenaccio mentre l'Inter continua a giocare come se fosse in svantaggio. Beh, non è che abbia visto proprio questa cosa qua, onestamente parlando. Il tutto con Chiesa e Dybala in panchina. Allegri non ha più voglia di allenare e sta facendo vacanze pagate profumatamente. Ormai è chiaro, ecco, parlando di chi parte prevenuto, questo è il chiaro esempio. La Juve deve risalire, messaggio chiaro da parte dell'Aia. Infatti, la partita dopo perdiamo. La faccia dell'Aia che doveva darci una mano, secondo Enrico Napoli. Albino, parlano più i napoletani degli interisti, questo qualcuno me lo deve spiegare. Inter-Juve, ah, allora il VAR esiste, può anche richiamare l'arbitro. In formato di bella massa, due pesi, due misure. Alessandro sì, Anguissa no. Che poi, cavolo, me ne frega, del Napoli state ammazzando la passione per il calcio. Perché parlare di Napoli in un contesto in cui riguarda Juventus come se fosse collegate e facesse, cioè, dare un eventuale favore a me e facesse un torto al Napoli che sta a più 10? Non riescono a star sopra senza lamentarsi. Variale è tornato, quindi giustamente diamo lo spazio che merita. Pari acciuffato nel finale da Juventus con un rigore contestato dall'Inter assegnato dal VAR, chiaramente rimarchiamo. Risultato che scontenta soprattutto Inzaghi, quarto allenatore espulso dopo Gasperini, Mourinho e Spalletti in un turno in cui gli arbitri non hanno brillato con valutazioni contraddittorie. Nel dubbio mettiamoci sempre, no, quel dubbio, e poi il discorso delle espulsioni, cioè cavoli loro, tra l'altro. Espulsi gli allenatori che sono conosciuti per essere molto pacati, tra l'altro, quindi non mi sorprende, ma tant'è. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Ci vediamo per il prossimo appuntamento, prima delle soste nazionali, perché poi c'è la sosta nazionale. E appuntamento, credo che ci butteremo dentro tutte le partite che rimangono, perché poi insomma sono partite ogni 3 giorni. La cosa è che è difficile anche fare il video con velocità, perché si gioca praticamente ogni 3 giorni, bisogna avere il tempo di screenare, di selezionare, di fare il video, di caricare, e il tempo non ne abbiamo tantissimo, quindi abbiamo condensato le partite, Sassuolo, quindi Verona, Zenit e Fiorentina. Abbiamo iniziato male questo filotto, come sappiamo, con il Sassuolo. Speriamo di riprenderci nelle altre partite, sia per il discorso Champions, che va chiuso chiaramente con la vittoria con lo Zenit definitivamente, sia per il discorso campionato, che va riazzuffato, perlomeno la dignità di poter puntare ormai, secondo me, alla zona Champions e non di più, purtroppo, ahimè, penso che andrà così. Aspetto i commenti qui sotto sulle perle che avete visto, degli anti-juventini o dei simili juventini, perché anche questi fanno parte un po' della famiglia, insomma, una famiglia, un nucleo familiare separato. Come sempre, forza Juve, grazie ancora a Roberto delle perle degli anti-juventini, e alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco.